Incendi, l'Unione dei Comuni sollecita la calamità naturale. La morsa degli incendi nel Basso Ionio Catanzarese non si placa. Il fuoco continua a bruciare ettari ed ettari di terreno, di macchia mediterranea e intere colline coltivate, uliveto, e si alza il grido d'allarme dei cittadini che chiedono più prevenzione, più controlli e delle aziende ormai in ginocchio per danni causati dai roghi appiccati da mani criminali e che arrivano a lambire i centri abitati con grave rischio per l'incolumità dei residenti. Un grido d'allarme raccolto dal Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni Versante Ionico, che ha chiesto e ottenuto dal Presidente Luigi Aloisio, vista anche la richiesta di alcuni consiglieri, l'inserimento all'ordine del giorno nella prossima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni di un punto specifico allo scopo di fare il punto della situazione degli incendi e chiedere inevitabilmente che venga dichiarato lo stato di calamità per i comuni dell'Unione interessati. I danni sono ingenti ed è sempre più certo che siano state mani criminali a provocarli, innescando gli incendi in più punti e mettendo così in difficoltà gli interventi di soccorso. Il vento e l'afa hanno fatto il resto. Non sono purtroppo bastati gli sforzi di tanti uomini, vigili del fuoco, protezione civile, Calabria Verde e tanti cittadini a cui va il nostro incondizionato ringraziamento per quello che stanno facendo. È dal confronto con gli stessi operatori che è scaturita la consapevolezza che sia poca l'attenzione che viene rivolta alla campagna antincendi boschivi e che le risorse messe in campo non sono sufficienti. È necessario riproporre con urgenza il tema della prevenzione, ha aggiunto. Il territorio deve essere costantemente sorvegliato e bisogna realizzare linee tagliafuoco preventivamente. Abbiamo assistito impotenti alla devastazione del nostro territorio e nulla hanno potuto fare le unità di terra davanti a veri muri di fiamme alti diversi metri. Se gli elicotteri e i Canadair fossero intervenuti nell'immediatezza, probabilmente gli incendi non si sarebbero propagati come invece è successo. Va anche detto che in questi giorni l'intero sud Italia è interessato da centinaia di incendi. Da qui la necessità di dichiarare lo stato di calamità naturale e risarcire i cittadini dei danni subiti e allo stesso tempo sensibilizzare tutti gli enti e in particolare la Regione Calabria a mettere a disposizione dei comuni interessati le risorse necessarie per la realizzazione di opere di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico. La responsabilità più grande è indubbiamente delle mani assassine che hanno appiccato i fuochi. Ci si chiede se questi individui abbiano coscienza e occhi per vedere il dissesto ambientale che hanno provocato. Non si riesce a capire neanche il beneficio che ne potranno ricavare, in quanto la disciplina vicolistica delle terre percorse dal fuoco è chiara e per almeno 10 anni nulla si potrà fare. È un disastro, veramente un disastro, perché tutta la nostra montagna, ma soprattutto la zona divisa tra il paese, il borgo e la marina è andata completamente distrutta. Una vegetazione che si era ricreata dopo l'ultimo incendio di diversi anni addietro, un'altra volta è un deserto, un panorama squallido veramente. E oltre le conseguenze ambientali, anche tubazioni bruciate, e quindi abbiamo passato dei giorni veramente di terrore e di grande difficoltà. Ripeto, è brutto vedere una vegetazione bella, verde, dei colori stupendi, e primavera, estate, abbiamo vissuto in questo periodo, ci eravamo illusi che potessimo avere scampato il pericolo annuale, invece è esploso questo incendio che certamente non è, a mio avviso, un comportamento dovuto a un comportamento di piromani, ma c'è qualcosa di più sistematico, di interesse in gioco, perché devastare così un'intera regione, diverse regioni contestualmente, con tutte le difficoltà dei mezzi pubblici che erano certamente inadeguati, porta a pensare che ci sia un interesse sotteso molto più forte, che non è quello dei semplici piromani. Avete chiesto lo stato di calamità? Sì, abbiamo chiesto lo stato di calamità, sia come Unione dei Comuni, il Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni l'ho convocato e ci sono anche io al Consiglio e anche come Comune di San Sosten abbiamo chiesto la dichiarazione di calamità per vedere in qualche modo, per venire incontro soprattutto ai privati
che hanno visto perdere i loro beni, oltre noi del comune. Voi pensate che sulla strada provinciale abbiamo dovuto chiamare la provincia perché c'era anche pericolo che cadessero dei massi, del materiale sulla strada con pericolo per l'incolumità. Veramente una situazione spiacevole in un periodo di siccità forte che già ci sta mettendo in ginocchio.